Buonasera, siamo a Napoli al Teatro di San Carlo per la serata di gala in occasione dell'opera Carmen. E qui accanto a me Enrico Job, che oltre ad aver curato le scene e i costumi ha anche scritto i riassunti che io vi leggerò prima dell'inizio di ogni atto. Perché i tuoi riassunti? Mi è parso necessario perché in questa edizione c'è un modo diverso di raccontare la storia di Carmen e quindi il pubblico ritroverà sul palcoscenico quello che tu dirai. Ma andiamo a vedere nel luogo deputato. Io ho fatto un teatrino per l'esecuzione delle scene e quindi lì possiamo raccontare meglio la storia. Andiamo. Certo. La scena è una piazza alla periferia di Siviglia. In cima a una scarpata c'è il muro di cinta della manifattura dei tabacchi. Dall'altra parte, in basso a sinistra, c'è la caserma dei dragoni. Molta gente affolla il mercato, dei contadini venuti in città a vendere i prodotti dei loro orti. C'è chi va, c'è chi viene. Fra la gente che viene c'è Micaela che è in cerca del suo brigadiere José. La ragazza è graziosa e timidissima. Si capisce subito che è una piccola borghese molto educata e per bene. Piena di timore si avvicina alla caserma e dopo molti indugi trova finalmente il coraggio di dire che lei sta cercando un brigadiere. Subito il brigadiere di guardia si offre lui stesso, ma Micaela dice che il brigadiere che sta cercando si chiama José. No, José non è lì. Arriverà fra poco per il cambio della guardia. Micaela corre via. Verrà più tardi, quando lui sarà tornato. Entra la guardia, attesissima da tutti i ragazzini della piazza. Per loro è un appuntamento di ogni mattina con il gioco di prendere in giro i soldati e quegli incredibili movimenti militari così rigidi e pomposi. Con la guardia che monta sono il tenente Zuniga e il caporale José. Il brigadiere intanto si avvicina a José e a parte gli dice che è venuto a cercarlo una bella ragazza. Ah, non può essere che Micaela, esclama lui. Intanto in cima al muro si intravede qualcuno che sembra volerlo scavalcare. È Carmen, in cerca di qualche complice per il furto che si sta organizzando nella manifattura. Non vista, vede per la prima volta José e subito si innamora di quel bel ragazzo, dalla divisa elegante, dal nero ciuffo di capelli che gli ricadono sulla fronte. Carmen sparisce dall'alto del muro e dopo poco suona una campana. È l'intervallo del mattino per le donne della manifattura. Arriva a un certo punto un gruppo di giovanotti che chiede di Carmen. Una figura nera si stacca dalla folla e corre su per la scarpata. Ha in mano un fiore. È la maga, cui Carmen, dall'alto del muro, ha chiesto di fare una fattura d'amore. Quel fiore innocente è uno di quei profumatissimi fiori rossi che le ragazze spagnole mettono fra i capelli, ma ora è stregato e tutto l'amore, la tragedia di Carmen, sarà opera della magia di quel fiore. Da questo momento, come una madre funesta, la maga assisterà fino alla fine al compiersi del destino. Carmen appare dal cancello della manifattura, prende il fiore dalle mani della maga e, scendendo verso la piazza, canta la sua abanera, affatturando d'amore, con la sensualità del suo canto e il fiore, il povero José, seduto lì, sulla scarpata lasciata deserta. Alla fine del suo canto, Carmen porge il fiore a José, ed è un omaggio pauroso per un ragazzo il cui destino avrebbe dovuto essere segnato dalle consuete, modeste tappe di una vita normale. Suona di nuovo la campana. La pausa è finita. Carmen e tutte le sigaraie rientrano di corsa nella manifattura. La piazza riprende l'aspetto che aveva all'inizio dell'atto. Così a Micaela, che è tornata proprio in quel momento, nulla appare cambiato. Finalmente incontra José. È un incontro tenero. Micaela dovrà dargli un bacio. È scritto nella lettera che la ragazza gli consegna. Ma quel bacio che la madre manda a José dovrebbe essere anche il bacio di fidanzamento dei due ragazzi,
secondo il desiderio della madre lontana. Micaela compie a Rossendo la sua missione e fugge via. Appena in tempo, per non assistere alla furia delle sigaraie che dalla manifattura irrompono sulla scena azzuffandosi fra loro. Le donne raccontano che è stata Carmen a provocare la rissa. Ha litigato con una compagna di lavoro e l'ha sfregiata. Alcune donne danno ragione a Carmen, altre sono per la ragazza ferita. Probabilmente la rissa è stata provocata da Carmen per consentire ai suoi amici contrabbandieri di approfittare della confusione e rubare le balle di tabacco. Il tenente Zuniga ordina a José di arrestare Carmen e il giovane sale fino alla manifattura, uscendone con la colpevole, cui vengono legate le mani. Il tenente va a redigere l'ordine di carcerazione. José e Carmen attendono. Lei riprende lentamente la sua opera di seduzione. I tentativi di resistenza di lui sono sempre più deboli e, finalmente vinto, finisce col prometterle la liberazione. Carmen, riconoscente, l'attenderà nella taverna di Lillà Pastià, fuori le mura di Siviglia. Torna il tenente con l'ordine firmato e José e Carmen si avviano fra la folla verso la prigione. Come d'accordo, Carmen dà una spinta a José, liberandosi lo fa cadere e scompare fra la gente, che è stata solidale con quella fuga e che ora deride José.